Io non mi illudo che si possa ricredere una persona che ha scritto una cosa del genere. E noi dobbiamo ringraziare la ditta Renco che ci ha regalato un parco totalmente inclusivo, e leggere quel commento proprio fa male allo stomaco, perché io penso che in questi anni di assessorato, insomma, ne ho ascoltate tante, no? Critiche, complimenti, critiche a prescindere, gente che si diverte, gente che ti dice bravo anche se non lo pensa, capito? Ne ho sentite tante, però una così cattiva proprio non mi era, proprio fa male. E del resto la risposta della comunità sui social è stata univoca, io penso, no? E l'obiettivo che avevamo è quello di riuscire a sviluppare in città situazioni inclusive il più possibile. Alla prima che si fa già la polemica, questo ha scritto che per accontentarne uno se ne scontentano 999, magari forse non voleva nemmeno dire quello che ha scritto, mi auguro almeno, visto la professione che fa. E forse si è sbagliato, però non ha corretto il tiro, anzi ha continuato sulla sua polemica. Vabbè, io non cambierei un capello con lui, continuo a pensarla in questo modo qua, e continuo a pensare che l'intervento che è stato fatto è un intervento vincente, anche soprattutto dal punto di vista culturale. È chiaro che non finiremo lì, poi magari metteremo nel parco altre altalene, altri scivoli, come è successo anche oggi. Ripeto, però leggere certe cose mi ha fatto veramente schifo.